L'immigrazione è uno scontro con l'Unione Europea. Il portavoce della commissaria Malmström sostiene che non siano arrivate indicazioni precise dal nostro paese. Cosa risponde? Le dichiarazioni della Commissione Europea sono al confine tra il provocatorio e il ridicolo. Vogliono che diciamo loro che abbiamo bisogno che nel Mediterraneo intervenga l'Europa con una scelta chiara, mettendo sull'operazione Mare Nostrum la bandiera europea, e che la faccia Frontex. Vogliono che noi spieghiamo all'Europa ancora una volta che questi sono richiedenti asilo che non vogliono stare in Italia e vogliono stare in Europa. Ma ci facciano il piacere, ma la smettano di essere così, perché così muore l'Europa nel cuore dei cittadini europei. Queste cose le abbiamo dette nei vertici europei, le abbiamo dette pronunciando discorsi anche in momenti drammatici al Consiglio dei Ministri degli Interni europei, le abbiamo messe per iscritto quando abbiamo partecipato alla Task Force europea, le abbiamo sempre detto. E se le vogliono scritte con una letterina, facciamo prima. Io tra poco ho un appuntamento telefonico con la Malmström e gliele dico al telefono. Questa è l'Europa della burocrazia, è l'Europa delle letterine. L'Europa che di fronte al dramma dei morti manda e aspetta letterine. Noi siamo un grande paese che vuole fare parte di una grande Europa e diciamo chiaramente all'Europa che o presidia la frontiera del Mediterraneo insieme a noi, oppure tutti quelli che avranno l'asilo politico in Italia noi li manderemo dove vogliono andare, cioè nel resto dell'Europa, perché non vogliono stare in Italia.